Ripeto, si è sepolto lì, per grazia ricevuta. Ma Ma non da per chi? quello che Grazie dice quella ricevuta. pazza da Da chi? Minardi. Da chi? Ma quanti soldi gli ha dato Ma lei sa chi per era farsi? Casaroli, lei? Sì. E allora basta, quello veniva a riformatorio e ci portava le sigarette. Era pure il sapeva queste cose. E che il Papa era il ne sapeva, il Papa votiva. No, lasciamo perdere. Casaroli sì, si comunque dico, sapeva. allora, però, Lasciamo allora, perdere, no, ma guarda. andiamo, È ma Papa andiamo. suo. Chiamavano nell'ambito del Vaticano. E chi ha salvato le chiappe? Chi ha salvato le chiappe è Casaroli. Casaroli però non è intervenuto direttamente, ha fatto intervenire i cappellani, gli ex cappellani di Regina Coeli che portavano whisky, lettere, tutto quello che serviva, droga, all'interno del carcere. Quando è servito qualcosa, a chi se sono rivolti? Vabbè, De Petris si conosceva pure Marcinkus, però. No, 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 no. No. E Petris si E con la conosceva. cosa dei De Calvi, Petris. tutto È quell'impiccio tutto a un altro, tre. quello è tutto un altro giro, ma sempre da lì, ma è un altro giro, quello è Diodato Levi Ernesto, amico intimo da Bravo, Bruciati. Diodato Levi, bravo. Per lei è un progetto. Allora, Bravo, io ti dico che tu aspetta, infatti però, se tu lo sai io. facciamo. È tutto un altro giro, sì, prego. Cioè, allora, votiva. Pure insieme se li portava a letto, se li portava, non so dove li portava, all'interno del Vaticano. Quando è diventata una cosa che ormai era diventata una schifezza, il segretario di Stato ha deciso di intervenire. Ma non dicendo a votiva poi mo l'euro mezzo, mo. Si è rivolto a chi? A lui, essendo esperto del carcere, perché faceva il cappellano al riformatorio e poi al carcere, si è rivolto ai cappellani del carcere. I cappellani del carcere, uno era calabrese, l'altro un furbacchione, un certo Luigi, un certo padre Pietro, hanno fatto altro che chiamare De Petris e gli hanno detto sta succedendo questo, ci puoi dare una mano, punto. E adesso sono tutte cazzate. Fisso, però io dico le cose vere, ma le cose vere che non si fanno pubblicare. Perché nemmeno a me, ma mandato sotto, io ripeto, il comandante dello scivolo, che era compare subalterno del generale del Sismi, mi hanno portato a pranzo a Fiuggi, hanno tentato da diversi buono, lì c'è come stanno le cose. Io ho detto, senti, Nando, Nando, si chiama Nando Musumeci, io ho detto Nando, no. Che ti dico? Ma qui se sapete la verità, ma che ci fate? Che ci fate? Non ci fate niente. Lei della gente è morta. Come la provi una cosa del genere? Ti citano pure per i danni. Quello sicuramente. Ha capito? Non è. Io quando parlai con Nando a Fiuggi, dissi Nando, non hai capito. Da te ti trasferiscono, a me mi ammazzano, lascia perdere, che te metti a fare? Sì, Purtroppo, io ripeto signora, non è una questione. L'Italia è un paese strano, eh.